Comunque per me X Factor è come se non fosse mai finito, perché una volta arrivati alla finale sono riuscito a convincere, comunque avevo già visto parecchio convinti sia Saiko che Sony Music a concedermi il co-management dei due finalisti, cosa che in Italia non è mai successa, è successo solo una volta nel mondo. E quindi un po' grazie alla finale che li ho un po' ubriacato un po' a quelli di Saiko, però è stato ottimo perché abbiamo, in termini di vendita, abbiamo raggiunto dei risultati che non si erano mai visti da quando X Factor è approdato a Sky. E quindi mi ha permesso di fare quello che mi piace fare nella vita, cioè oltre all'artista anche il discografico, e di poter sovvertire quelle che sono le regole della discografia tradizionale. Quindi è stato un grandissimo gioco di squadra, dove in primis chi ha dato tutto è stato Lorenzo, perché ha fatto un ottimo album, è veramente un gran lavoratore. E prossimamente a breve uscirà anche il disco di Band, in più ho preso anche Vivian, che era nella squadra di Vicky, e ha seguito tutte le mie 15 tappe. Quindi per me era impossibile non continuare questo percorso, perché oltre al programma che mi ha dato molto, e spero di aver dato qualcos'altro in cambio, mi permette di poter portare avanti quello che è la mia idea di discografia. In verità non mi sono programmato nulla, e non lo so, la vivrò al momento come ho fatto l'anno scorso. Però confido in un'atmosfera più rilassata, questo sì, più divertente. Per me era la prima volta, quindi ero molto molto teso l'anno scorso. Quest'anno sono molto più tranquillo. I am very very happy to be here with my friend Mika. A year after Lorenzo Strawberry won this contest, my friend Simon Skin, not my friend, my friend Fede is my potential son. Basta, finisce qua in testa e non ho altri termini. No, sono molto contento di essere qui. E parte lei. Guarda. Infatti non mi ero accorto che. Ecco. Quindi no, sono felice di trovarmi qui. Sì, sì, ho detto esattamente questo. E io. Sono spinto a tornare. Vedi che siamo già in sintonia. Così sento di essere, per pubblico, posso essere una sorta di ancora che ci lega all'italianità, all'italianità proprio quella, diciamo, classica, quella dei pappagalli italiani degli anni 70, quelli con il pelo fuori dal petto, e un po' anche la lingua italiana, perché qua sentite parlare solo inglese, continuamente inglese, parlano tutti in inglese, e tutti fanno cenno di sì, ma in realtà non capisce un cazzo nessuno, si mangiano tutte queste parole quando parlano inglese. Dunque ho lanciato un nuovo hashtag, anche per quelli che mi chiedono: ma perché sei ritornato? Vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole, e più non di dimandare, che nella lingua di Dante Alighieri voleva dire non mi rompere più. È un hashtag perché adesso va molto di moda questo Twitter. A questo punto, secondo me, se si fa l'hashtag su Dante Alighieri, secondo me torna di moda anche Dante. È un grandissimo esperimento. Sì, tanti anni fa, io sono andato, avevo 19 anni e avevo riuscito ad avere un meeting con Kaoru e avevo il mio demo. Ho presentato tutta la mia musica e finalmente ho fatto un po' di stalking per un mese, ogni giorno ho chiamato 6 volte ogni giorno, e finalmente lui mi ha rifiutato perché ero veramente un rompicoglione. E sono diventato un po' pazzo perché c'era molta frustrazione. Avevo 19 anni, mi sentivo veramente pronto. E finalmente sono andato dopo questa esperienza e ho scritto le mie 3 canzoni che hanno cambiato un po' il mio percorso, Great Scary and After Day, dopo questa After This Refusal. Sto rifiuto. Allora un po' è molto divertente di rivederlo in questo contesto. Ma per me, io ho voluto fare
quest'anno ancora una volta, principalmente perché mi piace un sacco questo programma, mi piace anche questa avventura che ha un po' cambiato un po' la mia vita durante questi due anni, questi ultimi due anni. Ho un po' aperto una nuova porta, anche una nuova cultura per la mia vita personale, e questo è un... mi ha fatto paura. Secondo me anche questo è una cosa molto importante, di aver paura, di non solamente aver paura durante l'adolescenza, ma anche quando siamo adulti. Allora, io capisco bene quello che vuol dire skin con fare qualcosa di totalmente differente. Fare una sfida, avere delle sfide, questo è molto importante. E anche perché devo dire che questa giuria quest'anno è una figata in tutti i sensi, è una figata, questo è molto importante, perché c'è un po' di tutto, e anche siamo diversi da tutti gli altri panels che ci sono nel mondo, non c'è una combinazione come questa. E anche l'anno scorso è stata una stagione molto impressionante, ma che è diventato un po' complicato verso la fine, e c'era abbastanza tensione anche l'anno scorso, che per noi due, anche per noi quattro l'anno scorso, per Vittoria e anche per Morgan, tutto è diventato molto difficile, ma in questo contesto ho dovuto un po' spegnermi un po'. Mi sono spento un po' per rimanere abbastanza tranquillo, e anche per noi abbiamo tutti preso la decisione di andare avanti e fare il meglio che possiamo fare. Adesso con questa combinazione di quest'anno e dopo l'anno scorso, io voglio veramente divertirmi al 100%, creativamente e anche a... senza troppo pensare, senza fare calcolazioni sul palco, al tavolo, con una naturalezza. Questa naturalezza è la differenza di questo programma in questo paese. Sì, c'è la credibilità, c'è la generosità degli artisti come noi lavoriamo, perché lo so che tutti gli altri, particolarmente anche in Inghilterra, loro non hanno neanche, non fanno le scelte delle canzoni, noi facciamo le scelte e anche dobbiamo reagire alle conseguenze, ma anche non pensare troppo, non fare una calcolazione, essere veri, essere sinceri, essere matti, essere come quattro amici in un pub ascoltando musica, perché di dire noi siamo tutti musicisti e noi lavoriamo ogni giorno anche sulla nostra musica, ma questo è anche un job di essere insieme, bere non solamente tè o caffè nei nostri bicchieri, ascoltare musica e reagire. Questo è un job un po' pazzo, anche molto divertente e fantastico. Allora, io sono. Anche se il job è bello quando è corto. Però... Che cosa vuol dire? Ah, no, roba italiana. Lo so che l'italiano adesso è un po' fuori di moda. Ma... Sì, c'era... ma non è un segreto, era una cosa pubblica, era una cosa ovvia. A tutti anche a casa, ma non solamente nella media. Sì, c'era un problema fra noi quattro, e c'erano anche tanti problemi personali che sono entrati sul palco, nel studio. E questo è normale in un show così, con un show con questa energia. Perché in questo show, quando c'è un problema nel camerino, tutto entra a tavolo, non c'è un filtro, non c'è un cambiamento, anche con tutta la forza della produzione, quando c'è qualcosa che succede, entra direttamente sul palco. E anche secondo me il pubblico sa che questa cosa è ovvia, sa che c'è un collegamento molto chiaro fra la realtà dei giudici, fra la realtà dei concorrenti e quello che succede sul programma. Non è una costruzione. Questo è un pericolo e a volte può essere un po' difficile da gestire,
ma allo stesso tempo penso una grande qualità di questo programma. Morgan adesso ha il suo album. Io sono, non posso dire a che punto io penso che questo uomo è intelligente, ha una cultura musicale, ha una cultura in generale, una intellettualità che è incredibilmente impressionante. Ho imparato un sacco da lui e io sono molto contento che lui sta facendo il suo job di musicista adesso, con un album che lui ha preparato da tanti anni. E Vittoria anche per lei questo è stato una avventura molto interessante, perché lei non è una musicista, ma lei si è messa in gioco con tutto il cuore. Questi rischi e anche queste sfide fanno parte della credibilità e anche della storia di questo programma. Io sono stato un enorme rischio, perché non è una bugia, ma quando ho iniziato a fare la press conference, la conferenza stampa un anno fa, io parlavo solamente nel presente. Io parlavo un totale, solamente le parole che avevo imparato in Don Camillo. E c'era Morgan, la testa di cazzo, con il suo libro di Dante. E adesso c'è io. Io sono stato terrorizzato, io non posso immaginare questa faccia bellissima e anche la sua presenza, ma dentro di lei lo so che c'è una tempesta. I rischi fanno parte del concetto di questa edizione, di questo programma su Sky. C'è Eliana, che è una pazza al 100% in tutti i sensi. Anche per Fedez, perché Fedez nel suo mondo, nel suo genere, di fare un programma come questo non è una cosa ovvia, non è una transizione facile da gestire. Allora, non è una risposta, non è una risposta corta. E il gioco è lungo. Il gioco è lungo. Non so cosa vuol dire.